Buongiorno. Buongiorno. Ciao Fede, ma che bel ragazzo. Adesso sì, allora, per chi non lo sapesse, Federico ha rifatto tutte le foto per il suo sito. Sì, vero. Il tenebroso Favot da Pordenone. Gentle tenebroso guru. Negli ultimi tempi ti eri trasformato, cioè qui in Zoom, un po' in un orso, una roba strana. Mi ero un po' lasciato andare. Accendo stamattina, tutto pulito, bel tutto uovo, carino, tutto in ordine. Cos'è successo? Barbiere. Ha questo potere pazzesco. Sì, sì, mi toglie 5 anni ogni volta. Dovrei farlo più spesso. Sì, 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 sì. Va bene. A parte questo, abbiamo rotto lo schermo, come si dice, la terza parete, come non devo dire questa cosa qua. La quarta parete, sì. C'è questo ascoltatore che si incazza tantissimo se descrivo le cose. Comunque, ciao a tutte, ciao a tutti. In ASMR potrei far sentire che cresce la barba, tipo così. Che si fa oggi in questo podcast che parla di creatività? Siamo al 714esimo episodio, no, non è vero, ma insomma stiamo veleggiando verso i 300 e oggi è un link, oggi ci scambiamo link, non ci siamo precedentemente scambiati, per cui sono tutte piccole sorprese anche per noi due e cominciamo, andiamo dritti, molto veloci. Io parto con una cosa che tra le altre cose è perfetta per Eidrafter, fammi fare questa piccola marchetta. Cos'è Eidrafter? Eidrafter è il software che ha inventato e anche prodotto fisicamente il nostro Edo. Eidrafter.com vi permette di fare quello che io ho fatto ieri, cioè di prendere un'intervista lunga 2 ore di Sam Altman con Lex Friedman, frullarla dentro Eidrafter e avere un riassunto perfetto con le citazioni, i link. Ma l'hai fatto veramente? Sì, l'ho fatto veramente. Poi tra l'altro, se mi puoi regalare dei crediti per favore, perché li avrei un po' finiti. Comunque, cos'hai sintetizzato con questo tool? Prima cosa che ho tirato fuori da questa intervista: domanda di Lex al nostro Sam. Quando cazzo esce GPT-5? Sì. La risposta di Sam è: onestamente non lo so, virgola, ma rilasceremo un modello pazzesco entro quest'anno e non so ancora come lo chiameremo. E non è Sora, parliamo proprio di GPT. Seconda cosa importante: Sam Altman dice: penso che il calcolo inteso come CPU, inteso come microprocessori, soprattutto quelli dedicati all'IA, sarà la valuta del futuro. Credo che sarà forse il bene più prezioso del mondo e penso che dovremmo investire pesantemente per produrre molti più di questi. Allora io c'ho un angolo di consigli finanziari. Comprate azioni Nvidia. No. Allora, aspetta. Allora, questi non sono consigli finanziari e però il mio rabbit hole iniziava esattamente qua, perché sono andato a vedere e ho trovato questo post che linkeremo negli appunti, che sono la nostra newsletter gratuita. Iscrivetevi, perché ogni settimana avete un sacco di link da esplorare, creativi o non creativi. E ho visto il classico link del: ma se avessi investito $10,000 quando è uscito ChatGPT in azioni Nvidia, quanto avresti adesso? La risposta è $52,800 in un anno, quindi avresti fatto per 5. Però altro rabbit hole su questo tema, cioè il Perplexity, che per chi non lo sapesse è un altro di questi motori che è un po' sta tra Google e ChatGPT. Il CEO sta cercando di assumere, come tutti, degli ingegneri e la risposta stava cercando di strapparne uno a Meta. E sai la risposta qual è stata? Non è stato un problema di soldi, il problema è stato: torna da me quando avrai 10.000 H100 GPUs. Cioè, il programmatore ha detto: Meta sta investendo per farmi, diciamo, questi mega serveroni pieni di CPU, ma tu sei un'azienda piccola e non avrai mai questa stessa potenza di calcolo. Quindi è interessante, mi ha incuriosito questo, cioè a parità di salario, addirittura di là prendeva di più, questa persona dice: no, io voglio stare in un posto dove i CPU sono più potenti. Federico Favot, io sono un web designer, un copywriter, sì, che ti sta ascoltando, sì, ma a me tutta sta roba che me frega. Mi dai il tempo di arrivare? Ok. No, ti sto aiutando. No, perché adesso mi costringe ad aprire una parentesi. Questo è un podcast di due cretini che si scambiano link, che parlano di creatività. Oh, guarda il web design, ho fatto questo link, oppure 100 cose che puoi fare per essere più rilassato. Col cazzo, questo è un posto dove tra un link e l'altro noi lanciamo delle cose fondanti per la vita delle persone, ed è l'ultimo link che chiude questa cosa qui, che è il seguente, e cioè Elon Musk che dice:
ragazzi, noi ci stiamo avvicinando molto molto velocemente allo Universal High Income. E qui chiudiamo. E quindi adesso, perché interessa web designer, creativi e tutte le persone che ci ascoltano? Perché fra qualche anno, e non saranno tantissimi, c'è una probabilità importante che il lavoro umano sparisca. E che quindi noi dovremmo reinventare da capo la società. E lui dice: noi non possiamo fare il Universal Basic Income, cioè quindi il reddito di cittadinanza per tutti. Dovremmo pensare che vivremo in un'era di abbondanza, dove i robot faranno tutti, dove le persone lavoreranno solo se hanno voglia, nel senso come passione, il nuovo hobby sarà lavorare, e avremo bisogno di trovare un sistema che ci permetta di stare molto molto bene anche economicamente. Quindi il mio rabbit hole finisce qui, però capisci che siamo partiti da un'intervistina e arriviamo a parlare del fatto che forse fra 20 anni il lavoro non esisterà più. Ti ho intrigato abbastanza o vuoi ascoltarti un altro podcast? Non ci credo molto, nel senso che tutto si evolve, capito? Questa roba del non lavoreremo più. E io invece sai che un po' ci credo. Ma non riesco a capire come può stare in piedi un concetto del genere. Cioè, comunque. Scusami, faccio questo esempio. Nel 1700 qualcuno ha detto: ma se potessimo volare? E uno ha detto: ma io non capisco come questa cosa possa essere possibile. E poi sono andati gli aerei. È la stessa cosa. Cioè, una città senza lavoro per X milioni di anni non c'è mai stata. Abbiamo inventato i macchinari che ci permettono di produrre le cose, l'uomo non lavorerà più. No, l'uomo è passato a fare un lavoro più di testa, più di servizio, capito? È la stessa condizione. Io credo che invece questa cosa qui è diversa. Ci sarà qualcos'altro per cui si continuerà a lavorare. Io penso che forse no. Segniamocelo, vediamo. Segniamocelo. Parlando di lavoro, ho trovato un bel link di un nostro amico che è Antonio Bellu, che ha una bellissima newsletter che si chiama Let Me Tell It, e parla di questa storia di questa ragazza che si chiama Marta Puerto, spagnola. Insomma, già vista, è anche collegata a quello di cui stavi parlando tu. Ragazza che lavorava nel reparto comunicazione di una società, molto felice del lavoro, a un certo punto, come capita a tanti, la lasciano a casa. E c'è questo video molto carino in cui c'è lei, in cui racconta questa storia. Hi, I'm Marta. I recently got laid off from my job as a product marketing manager. Quindi già sta comunicando con quel video, comunque inizia, stacca la spina, viaggia un pochettino, manda centinaia e centinaia di application, di curriculum, nessuno le risponde. A quel punto gli si accende la lampadina, fa: aspetta, devo iniziare a promuovere un nuovo prodotto. Il prodotto si chiama Marta, e l'ha messo col font tipo Gucci Marta, che è lei stessa. Quindi ha iniziato a produrre video su video su video su video in cui racconta se stessa, cosa sa fare, perché le piace il suo lavoro. E anche questo video qui che ho visto io, che racconta questa storia, è un ottimo veicolo di comunicazione per... E a un certo punto si interrompe il video e dice: questa è la versione free di Marta, se vuoi sapere di più vai su questo sito marta-puerto.com. Vai lì e c'è il suo curriculum in cui spiega meglio cosa sa fare. Sono un'ottima comunicatrice e mi assicuro che il marchio segua una narrazione in linea con il mercato. E senza dubbio... Well, I hope you've enjoyed the free version of Marta. If you'd like to see more, you'll have to go to the website. Secondo me è stata inondata di richieste. Sì, sicuro. Però è veramente... Mi sembra anche strano... che notiamo esempi di questo tipo di persone che dicono: aspetta, io continuo a mandare dei curriculum e non succede niente, aspetta che devo inventarmi qualcosa, no? E ha fatto un'operazione molto carina, però ci dà anche una tirata di orecchie, perché è arrivata lei a fare questo tipo di operazione, di dire: mi differenzio nel mio campo, possiamo farlo tutti. Questa è un po' una roba da tirare a mente. Video molto interessante. Bello. Ve lo lascio per insomma darci un po' una svegliata a tutti, no? Mi hai dato un assist involontario, perché io oggi avrei voluto parlare di un progetto di Antonio Bellu, quindi questa cosa qui assolutamente non preparata. Ah, ma dai. Lui ha lanciato Newsletter Italiane, che è un progetto, adesso vado veloce, però il senso interessante qual è? Che le newsletter stanno prendendo sempre più piede, anche in Italia, sono sempre dei veicoli molto molto importanti, e quindi lui ha detto: ma sì, visto che io sono in mezzo tra, conosco un sacco di persone che hanno le newsletter e conosco un sacco di brand, non è che forse posso mettere in contatto queste due realtà? E quindi di fatto lui ha lanciato questa venture, chiamiamola così, cioè fondamentalmente i brand vanno da lui e le newsletter possono pubblicizzare questi brand e avere dei ritorni. Stai in mezzo. Sì,
mi sembra molto interessante, perché secondo me è una cosa molto poco frequentata anche dai brand, e invece noi sappiamo che se la newsletter è fatta bene è molto fidelizzante, ha magari degli open rate molto molto alti. Quindi sono andato a vedere il sito Newsletter Italiane, ci sono veramente centinaia di newsletter, te ne dico tre al volo che mi hanno colpito. Sì, io voglio dire una roba su questa operazione, poi vai sì c'hai, vai dilla pure. No, e allora vorrei estrarre il format di questa cosa, che entri dentro, ti spiega che cosa ha fatto, cioè ha fatto uno sbattimento sostanzialmente di dire: raccolgo io tutte le newsletter, le catalogo e divento un unico referente per un brand, che il brand se no cosa deve fare? No, è dispersivo. Affidare a qualcuno magari interno in azienda il compito, allora cercami, abbiamo fatto che non in passato, no? Cercami tutte le newsletter, cerca di capire quanti iscritti hanno, quindi scrive ognuno quanti iscritti hai, qua c'è un bel elenco con i filtri, puoi mettere il prezzo, quanto vuoi spendere, che cadenza hanno, quanti iscritti ha la newsletter, e ti filtra i risultati. Un ottimo lavoro. E perché lo dico? Perché è un formato che non so come si chiama, ma l'avevamo già visto, ti ricordi, l'aggregatore di maghi? Ah certo, sì me lo ricordo. C'era un sì. sito in cui io cerco un mago per una festa, e come faccio? E andavi su quel posto lì e trovavi l'elenco, i filtri. Rilancio anche questa cosa qua, mi piacerebbe trovare un'applicazione su di me, adesso te lo chiedo a te. Cioè, ognuno di noi ha dei contatti, ha una conoscenza che può essere catalogata, che se uno inizia a costruirla da oggi ci mette o tempo o fatica o soldi, quindi tu l'hai già fatta in passato, e poi renderlo come servizio. Cioè, nel tuo caso cosa potrebbe essere? Sto pensando tipo agli sceneggiatori, ma però ci sono gli agenti che fanno questo. Guarda, ti faccio un esempio venuto in mente. In questo periodo mi è capitato di ricevere una richiesta per seguire come autore un podcast. Purtroppo ho dovuto rifiutare perché, insomma, per tempo non ce la faccio in questo momento. La classica domanda che ti arriva è: ma senti, ma ok, non ce la fai tu, hai qualcuno da consigliarmi? Ah sì, vero. E mi sono detto: guarda, mi è venuto in mente un nome, poi ho detto: ma ascolta, ma vai sul sito del pod, no? Il festival dei podcast, lì ci sono i credit di tutte le persone che hanno scritto podcast, da lì ti guardi i migliori podcast italiani e trovi una lista di nomi. Comunque, questa è un'idea, comunque per questa azienda o agenzia andare sul sito di un festival, sì, comunque uno sbattimento. Contattarne uno per uno, dire ci sei, non ci sei, sei disponibile, ma che tipo di generi fai, è uno sbattimento. Quindi per dire, io domani potrei creare un catalogo di autori, di podcast, autori di serie, e comunque fai risparmiare del tempo a chi può essere interessato con un servizio del genere. No, ma infatti questo hai ragione tu, cioè chiunque dovrebbe fermarsi un attimo e dire: io che ponte potrei essere tra un mercato e, diciamo, un campo che conosco con magari tante persone? Perché effettivamente questa è una buona idea, tipo con gli sceneggiatori ci sono gli agenti e non funzionerebbe. Che altre cose potrei? Sto pensando alla mia... No, beh, bello, è una cosa su cui pensare comunque, questo esercizio per casa, cioè oggi fermatevi un secondo, prendetevi un caffè e dite: aspetta un attimo, ma se io dovessi lanciare un side project che mette in comunicazione, questo può essere un buon modello. Quindi se andate su newsletteritaliane.com, è molto interessante l'home page che hai appena descritto, perché è molto easy, tu arrivi come brand e capisci tutto in un secondo solo. Allora, tre newsletter veloci, ma proprio velocissime, così, che fanno parte del network. Una si chiama Il Punto, che sono 5 minuti per capire economia, attualità e finanza. Questo mi è sembrato interessante. E quindi ci sono, insomma, vado veloce, però poi la linkiamo nella nostra di newsletter. La seconda è, diciamo, di Riccardo Staglianò, che è un giornalista di Repubblica, che si chiama Lo Stato delle Cose. Molto interessanti gli ultimi numeri, che sono, si chiamano Vita da Poveri nelle varie città. A Napoli, a Palermo, la prossima Vita esce da poveri. Aro. Ah. Sì, cioè ti fa vedere, diciamo, tutta quella parte di società che viene raccontata un pochino meno, con un bel racconto, quindi ve la consigliamo. L'avevo sentita tipo Milanese Imbruttito, no? Ah, no, 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 no. Lo sposta, no, è seria. Poveri, la vita, no, no, da, no, poveri. No, non è con questo accento. È serio. La terza, e poi chiudiamo, si chiama Destinazione Ovunque, e ogni settimana ti porta nel mondo dei viaggi, e quindi consigli, tutorial, offerte, link utili. Anche questa l'ho trovata molto molto interessante. Se insomma siete appassionati di viaggio, state organizzando un nuovo viaggio, c'è tanta roba. Quindi chiusa questa, diciamo, parentesi di newsletter, con l'invito rinnovato a iscrivervi agli appunti, che, ripetiamolo, è assolutamente gratuito. Ogni martedì mattina vi arriva nella casella di posta.
Che dici? Passiamo oltre? Consiglio di una serie, ne ha parlato Cristiano nel nostro gruppo Telegram. Sì, insomma, va citata The Gentleman, che era un film, era nato come film di Guy Ritchie. Io non ho chiesto nulla di tutto questo. Il titolo non ha praticamente alcun valore. Guy Ritchie, Snatch, Lock and Stock, inglese, ex marito di Madonna, poraccio. Lo trattava malissimo, adesso non mi ricordo che cosa succedeva, ma ha avuto una vita d'inferno. Lo cito perché di serie legate alla criminalità ce ne sono tante e mi piace ogni volta capire quale elemento, no, del format ha tolto uno e ha inserito l'altro, no? Cioè qui hai alla base traffico di droga, erba, e può diventare qualsiasi cosa, ci sono dei bivi, no? Può diventare un genere tipo Gomorra, può diventare qualcosa tipo girando verso la chimica come Breaking Bad. Qui c'è un elemento carino che è il mondo degli aristocratici inglesi, quindi è bello vedere come metti aristocratici, traffico di droga, humor e violenza, metti insieme questa cosa qua e esce una roba obiettivamente originale. Cioè, mi è piaciuto per questo motivo. Ovviamente a un certo punto ci sono degli zingari perché sennò crolla. Non l'ho ancora vista, però è interessante questa cosa di prendere un elemento e metterlo in una situazione inaspettata, no? Cioè tipo due cose molto distanti, erba come hai detto e diciamo la nobiltà inglese, e questo invece da creativi è un esercizio da fare sempre, cioè prendere degli elementi e metterli in un contesto che sembra anche all'apparenza che non c'entri niente, perché qui hai proprio il classico pesce fuor d'acqua che diventa molto molto interessante. Ma posso approfittarne per, ormai è diventata una mia abitudine, un consiglio di un esercizio che c'entra con questa cosa qua, un esercizio creativo? Ne ho parlato in passato ma io continuo a utilizzarlo e è uno dei più potenti, è il binomio fantastico di Gianni Rodari. Sì, il binomio fantastico, cioè lui utilizzava questa tecnica per inventare storie a scuola con i bambini. Quindi l'idea qual è? Di prendere due colonne, scrivere elenchi di parole completamente diverse e poi cercare delle combinazioni, no? Una volta gli capita cane armadio, che storia potrebbe essere, Federico? Vabbè, questa è una classica storia, per una fiaba per bambini, dove c'è il protagonista che ha, diciamo, perso il cane che gli avevano appena regalato e quindi è disperato, i genitori fanno tutto il giro per il quartiere, non si trova, lui dice ormai è tutta colpa mia, sarà morto sotto una macchina, in realtà era nascosto dentro l'armadio, e quando finalmente lo trovano c'è una grande lezione, una grande morale. Ma vivo lo trovano, scusami, magari diventa anche horror. No, vivo, no, okay. Vabbè, poteva essere. A me succede con i gatti, e ogni tanto senti sì. E dici, che succede? Ma chi è che sono rimasti dentro gli armadi? Rodari ti direbbe, fai anche il contrario, può essere la storia in cui la famiglia è personificata da oggetti che ci sono in casa, quindi il cane, l'armadio, il papà e la doccia. Vabbè, ecco, come potete applicarlo nella vita di tutti i giorni se non dovete inventare storie per bambini, perché anche chi se ne frega, io faccio così, magari mi allargo un attimo, faccio tre colonne, in una colonna metto, colonna fissa, metto il problema che sto affrontando, metto me stesso, metto un prodotto, un servizio, una cosa insomma su cui mi interessa lavorare, e poi faccio le due colonne con parole a random e lì inizia col righello a metti il dito su una sull'altra, già guardando ti si apre, perché inizi a vedere delle combinazioni assurde spesso, però chi lo sa, magari trovi dalla cosa assurda trovi la cosa originale. Sì, è altra cosa chiaramente un po' scontata, ma la diciamo lo stesso. Quindi Edo ha hackerato la, diciamo, l'esercizio originale di Rodari e ci ha messo una colonna in più. Io penso che l'altra cosa che potete fare a un certo punto è prendere questa colonna, buttarla dentro ChatGPT o similare e vedere cosa vi dà, e invece poi a quel punto chiedergli magari una nuova colonna, non i risultati, una nuova colonna, certo. Aggiungerla alla vostra, quindi in questo analogico e digitale vanno veramente a braccetto. Sai che è un po' che non parliamo di un personaggio veramente molto molto importante per la mia vita? Mr. Beast, è arrivato il momento di riparlarne. Non sta combinando più niente, cioè nel senso è talmente esagerato sempre che è diventato la normalità che faccia cose esagerate? Allora, anche qui heydrafter.com. No, basta. If this flops and people don't like it, then it's like, oh, he's just, you know, a YouTuber. Yeah. Ho visto la terza intervista ormai, appena uscita ieri, di Colin e Samir, che sono i nostri creator di riferimento, a MrBeast. Mm. Anche qui, guardatevela, perché secondo me MrBeast
a 25 anni questo mostro. E tre cose, tre highlight e poi andiamo veloci. Il primo, ogni suo video ormai nell'arco di un anno, se va male, fa 200 milioni di views nel mondo. Cioè, quando un video non va benissimo fa 200 milioni di views in 12 mesi. Questo ci porta al secondo tip, che è, lui dice, io ho un problema con il budget dei brand. Cioè i miei video ormai sono, cioè io non trovo brand che abbiano abbastanza soldi per me, e quindi vado dai brand e gli dico, vabbè, quanto c'hai? Vabbè, allora facciamo questa cosa qui. Vabbè, come potremmo fare anche tutti alla fine, eh? Cioè, quante volte fai quelle cavolo di call che ti dicono, no, non abbiamo un'indicazione di budget, se l'idea piace, il cliente è disposto a spendere, allora va bene, tu ti fai i tuoi calcoli, sbattimenti, torni, allora il budget è questo, no, vabbè, no, noi pensavamo X, ma potevi dirmelo subito? Sì, 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 sì. Sto giochino, dobbiamo bannare sto giochino. Sono d'accordo, sono d'accordo. Che non so se è una roba italiana, ma io me lo porto dietro da tutta la vita. Io ormai nelle call dico, guarda, anticipo, può costare X, Y o Z, te lo dico subito. No, o dimmelo tu, fai se ce l'hai già, perché ognuno pensa, ma non gli dico il budget, se no non te lo spendiamo tutto il budget. No, sì, non è sì, che sì, se sì. mi dici X te lo uso tutto. E contemporaneamente quando ti chiedono quanto ci può costare, tu devi, non puoi dirlo subito, devi fare dei calcoli, perché dici, se gli dico è troppo poco. Esatto, se gli dico troppo perdo il lavoro. È veramente la contrattazione un po'. Ecco, guarda, secondo me c'è una cosa interessante. Un po' dobbiamo trovare per i creativi un po' l'asta degli ADV tipo Google, capito? Cioè tu arrivi lì e trovare un sistema che ti tolga questa parte di call, di, cioè che ci sia. Guarda, noi abbiamo un range tra i 10 e i 12 mila per questa cosa. Ah, di match, dici? Con tutta una valutazione di stelline in base a quanto quel creativo ha già deliberato alla grande le cose, il brand ha già detto ok, e quindi questo, cioè un Upwork però a livello più alto, mettiamola così. Torno al nostro MrBeast. Tutto questo perché? Perché i suoi video ormai costano in media 4.2 milioni di dollari l'uno. Scusa, una serie su Netflix quanto costa puntata? Dipende. Molto di più o più o meno siamo lì? Guarda, mi stai in qualche modo anticipando l'ultimo punto. Allora, il nostro sta lavorando ad una serie di 6 ore con Amazon Prime, MrBeast, che gli ha dato più o meno, non l'ha voluto rivelare ma i rumor sono questi, 100 milioni. Lui dice, per me, io ho praticamente un budget illimitato, e già adesso quello che vi posso spoilerare è che questo sarà, nella storia dei game show, perché sarà un game show, tipo di video che fa lui, sarà quello con il maggior numero di partecipanti al mondo da Guinness e anche il maggior premio in denaro mai visto nella storia della televisione. E l'altra cosa che ha detto è, io ho negoziato con tutti quanti gli streamers e ho chiuso con Amazon, perché sono gli unici che mi hanno detto, noi ti lasciamo carta bianca, tu fai quello cazzo che vuoi e ci porti il prodotto finito. Posticipiamo di un paio di settimane il lancio su Marte per risparmiare i soldi, per darteli. Allora, io continuo a dire questa cosa. Oggi dico due cose pesanti. La prima, un giorno non lontano non lavoreremo più. La seconda grossa, che l'ho già ripetuta tante volte, fra 25 anni quest'uomo sarà il presidente degli Stati Uniti. Pensa che bello se tra 20 anni, quando andrai tu in pensione, è finito il lavoro. Il mondo inizierà a non lavorare. Dice, ma che cazzo. Ma quella sarebbe la generazione peggiore nella storia dell'umanità. Dipende. Quelli prima di noi hanno lavorato, sono andati in pensione, vabbè. No, ma pensa se lavori tutta la vita e quando vai in pensione il mondo... resto del pianeta, dell'umanità, non lavora più. Cioè sei proprio cascato nell'anno peggiore in tutta l'umanità. Sai che è un bel film questo? È anche una bella... È un bel video comico, secondo me. Questo lo potete... Cioè, è nelle tue corde questa cosa qui. Cioè, me lo l'uomo segno. Che andò in pensione il giorno in cui il mondo smise di lavorare. Bella. È una partenza per qualcosa. Sì, è vero. Quello che mi piace sottolineare di quest'uomo, che tra l'altro dice alla fine di questo video, per favore non fate come me, io sono ossessivo e malato quello che sto facendo, io lavoro troppo, quindi c'ha questa consapevolezza. Però questo 12 anni fa aveva 13 anni e stava nella sua cameretta a contare fino a 100.000, ok, da solo, pensando che, quindi al di là dell'ossessione, in 12 anni, se tu hai delle idee molto chiare, una serie di fortuna, una serie di bravure, questo è arrivato ad essere la persona al mondo che quando butta fuori più del Super Bowl, butta fuori qualsiasi video, è la cosa più vista al mondo, in tutto il mondo. Bravo, bravo MrBeast, grazie, ecco, ok. Allora, io vorrei, per favore, cosa sto per dirti? Vorrei che tu la smettessi di trattarmi così male, no, quando dico delle cose così importanti per il futuro dell'umanità. No, allora, mi hai fatto venire in mente una piccola urgenza. È la puntata dei buoni propositi, delle urgenze.
quando mi hai elencato, stavi dicendo sarà il game show più, cioè usare questi superlativi, spararla, effettivamente colleghiamo i puntini, come dice il buon Favot, rispetto alla ragazza che stava cercando lavoro, ha deciso di fare un video, no? Probabilmente se riusciamo a mettere in quello che facciamo una dose, un due per di alzare l'asticella, no? Sia anche per differenziarsi, perché spesso quando un po' la spari, un po' la esageri, stai comunque creando qualcosa di diverso dagli altri. Cioè, dobbiamo fare il mio canale YouTube. Iscrivetevi. Ma scusami, aspetta un attimo. Io lo apro. Certo. Senza video. E inizio a far iscrivere la gente. Devi farlo. Il primo devi canale farlo. YouTube con... Secondo me qualcuno l'ha già fatto. Il maggior numero di iscritti, ma senza video. Secondo me qualcuno l'ha già fatto. C'è chi dice di partire piano. Sono due filosofie. Quello che dicono, parti piano tipo Diesel e... col tempo, con la somma, settimana dopo settimana cresci. E c'è chi dice, no ma parti... Strong, come la vedi? Forse si possono fare entrambe le cose. Cioè nel senso, cioè, ogni tanto fai dei picchi, però hai una tua... Non lo so, è un argomento affascinante. Però se potessimo provare a trovare un sunto di questa puntata, la ragazza che ha fatto quel video è l'invito che stavi facendo tu. Cioè quello comunque di cercare di fare qualcosina di più, farla fuori da quello che fanno tutte le altre persone e anche farla in fretta, perché ci sono queste tre componenti. Cioè la velocità, cioè il timing è importantissimo, il fare qualcosa di diverso è importantissimo, e secondo me farlo, cosa che vedo pochissimo in giro, con entusiasmo. A me, io vedo, e lo faccio anch'io, non mi ci metto in mezzo, che facciamo tante cose perché dobbiamo farle e pochissime cose con quella cosa che dici non vedo l'ora che questa cosa esca nel mondo. Se vuoi, io quel sentimento lì ce l'ho solo... Hell yeah, come era il libro? Hell yeah, esatto. Il libro di... Derek Sivers. Hell yeah o no. Cioè o una cosa ti di pancia ti fa dire via la faccio, o se no no. Se invece tipo è sì, quello diventa un no. Perché quel sì si trasforma in cose che non ti va di fare, appuntamenti, scadenze, deadline di una cosa che non ti entusiasma. E allora è una bella lezione di vita. Facciamo piccolo spazio gratitude. Ma sì, dai, ma perché mi piace tantissimo quando le leggi tu. Cioè, poi mi piace. Sì. Tra l'altro, posso ringraziare Emanuela Gioia, che è un'iscritta. L'ho flexata anche nel gruppo. Sta flexando sta cosa. Commento alla mia newsletter. Posso per un attimo lasciare il mio ego cavalcare queste praterie? Emanuela dice: la gratitudine è un dono soprattutto per noi stessi, perché ci permette di guardare, di osservare, di vedere, di ascoltare. Chiude così. E questa di Federico Favot è la più bella newsletter di Substack, ragazzi. Come non credere a Emanuela? Parente, amica, pagata? No, non la conosco. La ringrazio, ma non la conosco. Quindi, non lo so, se vuoi leggere qualche chicca di gratitudine, ma perché no? Spontaneamente, richiesta spontanea, certo. Sì, sì. Prima è ispirata all'ultimo rifugio di montagna in cui sono stato. Alzarsi da tavola dopo pranzo sapendo di aver mangiato il giusto. Cosa che tu non hai fatto. Regalare vestiti che non usi più. Questa è bella. Intercettare con qualche secondo d'anticipo l'istinto di arrabbiarsi, riconoscerlo e sforzarsi di dissolverlo prima che si manifesti. Questo arriva proprio da allenamento della meditazione, no? Sì, questo un po' sì, Io che prendo tanti treni è quando sento aver salvato l'umanità. Aiutare una sconosciuta a caricare sul treno una pesante valigia e trattenersi dal raccontare subito dopo a tutti via messaggio che brava persona sei. È verissima. Tra l'altro, quando vedi la signora con la valigia, col trolley che si è portata dietro la casa, se spesso ci sono notato le coppie sui 70 in su che fanno un viaggio da nord a sud, da sud a nord, si portano dietro credo anche il letto, le sedie, di tutto, cioè questo trolley giganteschi, incroci l'occhio della signora e già vedi, fai molleggiare la testa come stai vedendo in questo momento, e lei mi può dare una mano, certo signora, e poi devi anche
quando la tiri su e sono tipo 28 kg, sì, devi anche far finta che... fingere che per te sia leggera. Quindi, hoppla! A me è capitato alla stazione di Mestre recentemente con una signora, credo di origine asiatica, che aveva una valigia vera, sai di quelle che hanno ancora il cellophane dell'aereo, no? L'hai fatto con la parola hoppla? Forse no, però sicuramente poi a Mestre sono due rampe di scale per arrivare dal sottopassaggio al binario e ho fatto un po' di fatica, però non l'ho raccontato a nessuno, però ce l'hai quell'istinto lì che ti senti un po' tipo buon samaritano supereroe. Allora, poi non far niente anche solo per 2 minuti. Difficile. Persi tra le labirintiche strade di un minuscolo paese, chiedere informazioni a una signora che, seduta sul portico di casa, ti insegna ad apprezzare la lentezza. E probabilmente è la stessa Shura che vi ha aiutato sul treno, perché è lei. Che però è imbalsamata da 3 anni e i parenti ancora non hanno capito. Ok. Chiudiamo con l'ottimismo, il mondo prima che finisca. Questa come ti è uscita? Non lo so, però ho pensato che questa cosa di essere grati per il mondo in generale, visto che siamo tra guerre, climate change, eccetera, uno può anche vederla male, invece in realtà... Ma tu cosa fai? Ti metti lì tutti i giorni, devo scrivere, oppure te le appunti durante la giornata, poi raccogli? No, in realtà un po' me le appunto, ma di solito mi prendo un tempo durante la settimana e un paio d'ore e cerco di fare 2 o 3 numeri alla volta. Quindi cerco di programmarmi, se riesco, quasi tutto il mese che ho davanti. Ah, ok, perfetto. Cerco di fare così. Cioè, quindi un po' vado a prendere quelli che ho messo su Evernote, un po' quelli che ho negli appunti, e poi metto tutto insieme, faccio un po' di editing, creo le immagini che vedi. Potremmo fare la versione... Puoi farla a 2 colonne? Cioè la colonna cinica a destra? No, quello lo fai tu. Perché quella signora, tra l'altro... è una di quelle che si guarda Facebook a tutto volume dietro di te, che anche con le cuffie, quelle che tolgono il rumore, senti i canti, i balli, scrolla su Facebook. L'altro giorno sta Shura qua, tutto il vagone guardi. Non gli arrivava il concetto. Va bene, dai, ci vediamo venerdì. Che si fa venerdì? E per la settimana prossima vi facciamo un piccolo spoiler: è l'ultima puntata che abbiamo registrato in Sardegna e l'abbiamo registrata con la persona che, quando è stata lanciata la campagna Open to Meraviglia, si è accorto che il dominio non era stato registrato, l'ha registrato. Storia che avrà dei turning point assolutamente inaspettati. Allora, venerdì. Ciao. 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 Ciao.